grosso modo quanto il PIL, cioè produciamo la stessa ricchezza che produciamo del PIL. È un problema? Sì e no. Per esempio, in Giappone c'era il doppio del nostro, non è un problema, tante volte. No? Ma sapete quant'è la ricchezza che negli anni della crisi ha cambiato direzione? Due volte il debito pubblico. Un po' è andato nel sommerso, un po' è andata verso la finanza ed è stata sottratta dall'economia reale. Questa è successa con la crisi. Che a un certo punto il sistema non ha più funzionato come funzionava in passato, le ragioni sono molteplici, ve ne dico soltanto una che è un po' tecnica, meno tecnica, vi prego di seguirmi su questo. Una delle ragioni è la globalizzazione, ma non in senso così quasi religioso, no? O mitologico, leggendario. Cosa è successo? Quando è iniziata la globalizzazione? La globalizzazione c'è sempre stata nella storia dell'umanità, le migrazioni sono globalizzazione, poi c'è tutto più veloce, ma quando è che la globalizzazione come la intendiamo noi è iniziata? Quando l'opera degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, Reagan e la Thatcher, se l'avete studiato, interrompono quello che per anni era stato il mantra dell'economia, cioè la convertibilità dell'oro in dollari. Cioè, se io avevo un certo numero di ricchezza reale, potevo come dire, convertirla in titoli, in finanza, in liquidità. Nel momento in cui si è interrotto questo rapporto, la finanza ha cominciato a moltiplicarsi da sola e non era più agganciata all'economia reale, cioè alla ricchezza reale che produceva. E soprattutto, non avendo più un confine, un perimetro all'interno del quale poteva essere governata, ha cominciato a diventare transnazionale. Quindi enormi quantità di ricchezza virtuale non erano più governati dalla politica ed hanno cominciato a viaggiare per il mondo, a comprare ad esempio titoli di Stato e a rimetterli sul mercato nel momento in cui rendevano di più e poi subito dopo indebolendo invece quello Stato. E che cosa è successo? Proprio la frattura fra politica ed economia, cioè non era più possibile governare l'uno e l'altro. Qual è stato l'effetto? Poi gli effetti in realtà sono tangibili. Io ve ne racconto qualcuno di questi effetti.